La Low Venetica, architettura medievale veneta, parte terza. Digitalizzazione del testo del Senato 2022 per il Lunario Veneto, riproduzione autorizzata dall'Accademia della Buona Crianza. I passi comunali veneti. 1. A partire dal XII secolo, anche le città venete diventa comuni liberi autogovernati dalle assemblee popolari. Espressione architettonica desta puitega, non raise i palazzi comunali, anche detti palazzi della Raione, palatia comunia, che viene su intercorre la città con l'esigenza di ospitare al pian terreno attività pubbliche e private, invece solo che attività di pubblica amministrazione e governo al pian superiore. Verona per prima, 1636 e diventa comune libero e a far sul suo palazzo della Raione in 1196 fonda sull'impianto planimetrico a corte derivata dai giostri dei monasteri. Dal principio in stile romanico col tempo vantarà modifiche in stile gotico sotto e a signoria scaisera e sotto il governo veneto anche se era giunta a Serbe Scara esterna quattrocentesca. Valvoeser è il quarto, la quarta parte, che sei palazzi comunali, parte seconda. La civitas rivolati del Dogado e addiventa comune veneziarum in 1143 e a partire dal Dosesiani 1172-78 viene fatto su Reparatium Communis, inter'area del Passo Dogae, fondata nel 1814 che avarda El Moio, e a costruzione in stile romanico si fonda sul schema di un corpo di fabbrica di lungo a due piani, con salon grande e rose esterne al piano superiore. La fabbrica asiani sarà da Pociapà a Rento in terra ristrutturazione del XIV secolo e aderente al modello del palazzo del Trecento a Treviso, 1204, e pal palazzo della Raion de Pava. Il Salon Pavan completamente nel 1219 da principio e il Gabriel Piastri che tenia su il coerto che dopo l'intervento di Fra Ioani, che gli eremitani del 1300 sia diventa una copertura autoportante a forma di carina e oversà, potendo così ottenere un salone a pianta libera di 81 metri per 27, per l'epoca il più grande al mondo. Se vi è piaciuto, continuate a seguire questi video e se volete mettermi piace e iscrivervi al mio canale, darò avanti ogni tanto a leggere qualcosa di questi articoli, ci appare sempre dal blog Venetica. Dunque, se vediamo.